Un'occasione per aprire il cuore ai fratelli in difficoltà è stata commentata così da Papa Francesco la giornata mondiale dei poveri che tra pochi giorni verrà rivissuta per la seconda volta dopo l'istituzione della stessa a opera propria del Santo Padre al termine dell'anno santo della misericordia. Anche la nostra diocesi ha deciso di accogliere in pieno la proposta di Papa Francesco organizzando una conferenza stampa nei locali del Centro Caritas Santa Marta di Locri per illustrare a tutti i fedeli e non la funzione di questa giornata. Una giornata, ha sottolineato Don Pietro Romeo, vicario generale della diocesi di Locri-Gerace, non di natura assistenziale ma educativa, che ha come scopo la sensibilizzazione dell'intero territorio. L'iniziativa di voler sensibilizzare proprio il territorio della nostra diocesi, della Locride, sensibilizzarlo attraverso iniziative che possono aiutare e sostenere la povertà che oggi è purtroppo in aumento anche nel nostro territorio. E questo significa sensibilizzare le attività commerciali, sensibilizzare le parrocchie, sensibilizzare anche le singole persone affinché capiscano quanto sia importante sostenere e aiutare coloro che hanno di meno in questo momento. Per avere un dato, quanti sono effettivamente quelli che hanno di meno nella Locride? Ci può dare un numero? No, in questo momento un numero preciso non ci sono, però abbiamo i dati, quelli per esempio a livello ecclesiale, nelle nostre parrocchie, che aumentano le persone e le famiglie che vengono a bussare alle nostre porte perché addirittura veramente non hanno niente da mangiare. E quando noi, magari per qualche piccolo periodo non ci facciamo sentire, loro vengono a chiedere. Questo significa che davvero c'è qualcosa che non va in queste famiglie e c'è qualcosa che noi dobbiamo fare per queste famiglie.